potete leggere la sua situazione, non ha esperienze traumatiche, l'unica cosa è che i suoi genitori dal punto di vista emotivo, di educazione emotiva, sono stati inadempienti, diciamo così, per cui come dico io lei non sa riconoscere un'emozione dalla scarpa. Lei per lei è voglia di mangiare, ecco il suo cefa, tutto punti interrogativi. Sa solo che ha mangiato. Adesso lo compiliamo insieme. Dopo diverse domande riesce a individuare l'emozione. Prima della tuffata mi sentivo sola. Lei era andata a mangiare nel ristorante della mamma. Allora, quando ha iniziato a sentirsi sola durante la cena, prima, dopo, e dice in piazza Castello mentre tornava a casa a piedi. Ok, ma che è successo lì? Lei stava praticamente messaggiando col suo datore di lavoro. La mamma le aveva regalato tante bistecche e voleva sapere se lui le voleva. A un certo punto lui è sparito. Non ha più risposto. Lei si è sentita sola da piazza Castello a casa, si è fermata a comprare il cibo, è andata a casa, l'ha mangiato e l'ha vomitato. Eccolo qua. Sono rimasti due punti interrogativi. Non sappiamo dove ha sentito fisicamente nel corpo l'emozione e quali pensieri ha fatto, ma non era più consapevole, forse non l'ha fatto. Allora, nella chain analysis si chiede anche di individuare i fattori di vulnerabilità esterna, quindi che sono presenti nel contesto, interna, emozioni, pensieri, e di realizzare comportamenti alternativi in gestione dell'emozione. Ma invece di mangiare, che cos'altro avresti potuto fare? Avrebbero potuto fare la mindfulness, per esempio. E vediamo qua, l'MDR, ovvero segue le limite, che è questo. Non so se qualcuno lo ha già visto. Allora, è una desensibilizzazione e rielaborazione delle esperienze attraverso i movimenti oculari. È una tecnica psicoterapeutica che fa ripartire la naturale capacità di autoguarigione della mente attraverso una stimolazione bilaterale alternata dei due emisferi cerebrali utilizzando i movimenti oculari. A cosa serve? Viene utilizzato per elaborare le esperienze traumatiche. I grandi T, che sono quando tu hai avuto una fulmina attivazione emotiva molto intensa e questo mi ha dato in blocco il cervello. Ho avuto un incidente in macchina, ogni volta che sento una frenata forte mi viene un'ansia pazzesca e io non voglio più guidare. Grande trauma. E poi ci sono quelli che si chiamano i traumi relazionali. Se nel grande trauma riesco a dire esattamente che cos'è che mi ha generato il problema, nel trauma relazionale non lo so dire, ma io sono sempre stato così. Ho sempre pensato questa cosa di me. L'MDR, diversamente dalle tecniche psicoterapeutiche vis-à-vis che lavorano dall'alto verso il basso, lavora contemporaneamente a livello fisico, emotivo e cognitivo, lavora sul passato, lavora sul presente, lavora sul futuro, la prossima volta che ti succederà quella cosa. Facciamo in modo che tu possa gestirla. A livello cognitivo desensibilizza la mente rispetto a una cognizione negativa, cioè un'idea negativa su di sé. Ho avuto una fortissima paura, qual è l'idea negativa? Sono morto, sono in pericolo. E installa una cognizione positiva, ora sono al sicuro. Vediamolo con lei. Allora, oltretutto quello che potete leggere, lei ha un disturbo post-traumatico da stress complesso con un funzionamento dissociativo. Questo qui è niente rispetto a quello che è successo nella vita. 2 anni fa lei ha dovuto abortire perché è stata vittima dello stifting. Lo stifting è una simpatica, ovviamente ironica pratica, di alcuni maschietti di fingere di usare il preservativo, sfilarselo e vedere se riescono a mettere incinta o no la persona. Allora, quello che dovete tenere presente è questo: non riesce a tenere gli occhi chiusi. Lei va in allarme, perché la mamma, quando la metteva a dormire, le diceva: io voglio uccidermi, ma non posso sopportare che tu viva con tuo papà, quindi nella notte ucciderò anche te. Lei non riesce a chiudere gli occhi, immaginate che notte che fa.
L'altra cosa importante che dovete tenere è che al momento, quando io l'ho conosciuta, non ha sintomi attivi del disturbo alimentare. E adesso andiamo a vedere. Lavoriamo su grande trauma, l'operazione per asportare il tumore. Lei viene chiesta qual è l'immagine peggiore o il momento peggiore dell'operazione, lei dice vedere la pancia che si sollevava e si abbassava. L'idea negativa su di sé sono sporca. L'unità soggettiva di disturbo va da 0 a 10, 0 a 0, 10 massimo disturbo è 7. La cognizione positiva, per quello che lei vorrebbe pensare su di sé, ma adesso sta pensando, che sono una persona pulita. Quanto lo crede vero da 1 a 7? 1 è falso e 7 è vero. 1. Cosa prova? Va bene, nel petto e nella gola. Da 7 ne va a 10 al massimo, perché si aprono altri canali di elaborazione, da parte dell'elaborazione della relazione con i genitori e dell'abuso sessuale dello zio. Continuiamo, scende, poi arriva l'immagine dell'infermiera che dice che lei è coraggiosa e scende ancora. L'affetto dell'amica che l'ha accompagnata a fare l'operazione e arriva a 0, non la disturba più pensarci. Installiamo l'idea positiva che è cambiata e lei sceglie sono coraggiosa. Quanto è vero da 1 a 7? Il massimo è vero. Scansione corporea, chiude gli occhi. Mi dica se ci sono delle zone nel suo corpo dove sente tensione, perché noi le emozioni le sentiamo con il corpo. Poi attiviamo il significato. Può essere che a livello corporeo rimanga ancora una parte dell'emozione non elaborata, però lei invece sta bene. Tutto ok. Allora, G, con lei non utilizzo le MDR, continui. Negli incontri di gruppo lavoro, con tecniche che accrescono la capacità metacognitiva e di automonitoraggio e collegamento, la mindfulness e l'ipnosi. Lavoriamo su tutte queste cose. Tra parentesi vi ho messo la tecnica che viene utilizzata. Ma che cos'è questa mindfulness? È una tecnica di meditazione. In pratica, in gruppo, gli insegniamo a meditare. Viene utilizzata in psicoterapia, è stata introdotta nel 79 da Jon Kabat-Zinn, che è un dottore, proviene dalla filosofia o religione buddista, insomma, come la si vuole chiamare. È utilizzata in ambito transdiagnostico come terapia complementare. Qua sembra una roba di omeopatia, però è così. Quello che va specificato è che se una persona lo fa, non smette di usare i farmaci, assolutamente. Poi no, lui mandavano gli incurabili, gli inguaribili, quelli con il dolore cronico, e funzionava. Lui ha elaborato quello che si chiama il metodo di riduzione dello stress basato sulla mindfulness. E vi posso garantire che imparare a farlo è stressante, altro che riduzione dello stress. Però sul lungo termine, se si continua a praticarlo, è molto efficace. Cosa vuol dire mindfulness? Vuol dire mente consapevole, orientata al presente, con intenzione e in modo non giudicante. La nostra mente di solito pensa a cose del passato e a cose del futuro. Cosa è successo? Cosa farò? E solo per il 15% sta nel presente. Non è consapevole. Con la mindfulness gli obblighiamo a diventare consapevoli, quindi a non mangiare più in modo automatico, sapere cosa innesca la disfatta, poter scegliere, sapere quando decidono, perché loro lo premeditano di mangiare, come diceva stamattina Armando, no? Non vedo l'ora di tornare a casa e fare la buffata con la leccia, no? Cosa non è? Non è una tecnica di rilassamento, come dicevo, è più stressante, non è uno stato di trance e non è una condizione mistica, niente nirvana, niente immagini religiose, nulla di tutto ciò. Allora, attraverso l'esercizio della mindfulness si può regolare l'attenzione sostenuta, cioè mantenere l'attenzione, la capacità di concentrarsi, spostarla. Invece che pensare al cibo, torno al focus attentivo della mindfulness, che solitamente è il respiro, il corpo. Sviluppo la consapevolezza di me attraverso l'automonitoraggio delle mie
emozioni, dei pensieri, delle sensazioni corporee. Mentre medito, faccio attenzione a tutto ciò, senza cambiarlo, accogliendolo, senza giudicarlo, è normale. Cosa succede? Che la mente parte e se va, perché noi funzioniamo così, c'è una corteccia così, passiamo il tempo a pensare. Quando me ne accorgo, senza giudizio, la prendo e la riporto quello che stavo facendo. Fatto 100 volte, lo faccio 100 volte. A decentrarsi rispetto all'esperienza, a non identificarsi con essa. Quante persone che provano l'ansia dicono sono ansioso? Si identificano con l'emozione che stanno provando? O se pensano una brutta cosa, allora io sono una brutta persona? No, io sento delle cose e ho dei pensieri. Non sono quelle cose, non sono quei pensieri. Essere accoglienti dalla sua propria esperienza. Ok, ho pensato una brutta cosa, va bene, così. Non giudicarla, non pensare, non dirsi allora faccio schifo. E soprattutto quello che è molto importante è ridurre la ruminazione. È un meccanismo normale di funzionamento della mente. Noi ritorniamo sulle cose che ci sono successe per cercare di risolverle, per non commettere errori in futuro. Va bene, finché questa è riflessione, ma se comincia la ruminazione, si sa di chi può. La ruminazione ti butta nella depressione, non ti fa uscire da quel pensiero, non ti porta da nessuna parte, non ti fa risolvere nulla, ti induce allo stato depressivo. Allora, in ambito psicologico si usa la mindfulness dove ci sono componenti compulsivo, ossessive e dissociative. Negli studi alimentari abbiamo le compulsioni, che sono fatte, le ossessioni, pensieri focalizzati, e le dissociazioni, cioè l'esperienza viene al di fuori della consapevolezza. Ve le ricordate? Allora, dopo 3 incontri di gruppo cosa succede? Un giorno ti si sente svenire al lavoro, vai a casa, vai a casa, no, lei no, deve essere testa, cammista, figurarsi, mica può andare a casa e poi pensare che è una brutta persona. Sta al lavoro, arriva l'ora di pranzo, adesso vi spiego che cos'è, prima di mangiare fai 3 respiri. Allora loro hanno il compito di fare, prima di mangiare, lì, piatto davanti, 3 respiri profondi e consapevoli, cioè una vita mindfulness. Finiscono di mangiare, 3 respiri consapevoli e si devono dire sono stata brava. Bravo. Fai 3 respiri, invece di buttarsi sul cibo come voleva fare, perché si sente vorace, lì si blocca. Non era debole perché provava qualcosa, si accorge che erano 3 giorni che digiunava. Lei è diventata consapevole che digiuna senza rendersene conto. Meno male che non aveva i sintomi attivi. Si è presentata così. Vedete come funziona la dissociazione? Digiunava e non se ne rendeva conto. Mangio poco, non è che sono preso. E poi l'ipnosi, ovvero la mia voce ti accompagnerà. Una tecnica che induce uno stato di trance nella persona al fine di raggiungere un obiettivo concordato. Concordato! Nessuno vi può ipnotizzare se non volete, è una cosa che si fa insieme. Se non mi credete, poi c'è il libro di Capuano De Litti, è scritto benissimo, vi spiega perfettamente come funziona l'ipnosi e soprattutto come non funziona. Allora, la mente consapevole si affievolisce, va via. Se no, se io ti faccio le domande mentre sei sotto ipnosi, non fai rispondermi, sei addormentato. Lascia spazio all'inconscio finché si attivi il raggiungimento dell'obiettivo. Noi normalmente nella nostra vita entriamo più volte in uno stato di ipnosi. Lo facciamo perché in quel modo la mente si riposa e recupera le energie. Sono un po' tutte quelle volte in cui noi ci imbambocciamo. Tu ci sei? No? Ma lo facciamo anche mentre viviamo, passiamo il tempo a dire allora adesso schiaccio la frizione, cambio la mancia, devo fermare. No, lo facciamo in modo associato, in automatico.
lo facciamo tutte le volte che andiamo a dormire, si affievolisce la coscienza e non possiamo addormentarci. Allora, la utilizziamo per calmarsi. Una delle emozioni spiacevoli che più facilmente induce la buffata è l'ansia. Quindi ti insegniamo l'autoipnosi a calmarsi in modo che non ci sia poi la buffata. A sentirsi al sicuro. Quindi calmarsi rispetto all'ansia, sentirsi al sicuro rispetto a tutte le emozioni spiacevoli. Perché magari mangio perché mi sento affaticato, molto triste, mi sento in pericolo. La usiamo per attingere le proprie risorse. Loro pensano di fare schifo, di non avere nessuna capacità. Ma quando affievoliscono questo pensiero, si lascia spazio all'inconscio, le risorse le trovano. Una paziente che si sente, fa parte del gruppo, ha perso la mamma 2 anni fa e si sente in colpa per questo decesso, perché è andata a casa a dormire e la mamma è morta durante la notte. E una delle risorse che lei le è arrivata è stata il perdono. Molto importante per lei. Poi per rinforzare il lavoro che facciamo con la mindfulness e la forza di volontà, dove come li beccano. Anche a causa della depressione, indotto da quello, e poi per gestire meglio e ridurre le buffate. Allora, riassumendo, queste tecniche, quindi stiamo parlando del 79, sono degli ultimi anni, in Italia sono arrivati da 20 anni, da poco, si sono rivelati, c'è tantissima ricerca scientifica, l'ipnosi è molto antica, però viene utilizzata in modo sincretico con le altre tecniche. Insomma, questo è praticamente questo, l'approccio cognitivo-comportamentale insieme alla mindfulness, questa è la mindfulness eating, cioè la mindfulness applicata all'alimentazione. C'è un sottopezzo molto importante, l'MDR e l'ipnosi si sono rivelati efficaci. Allora, per rispondere al timore del dottor Rufin di ieri, ma allora questi obesi saranno sempre obesi, no? No, non rimarranno sempre obesi, però bisogna tenere presente che è veramente dura. Vanno in guerra, si va in guerra, queste sono le armi, gliele diamo, gli insegniamo come utilizzarle, però se poi non le usano. Allora lì. Tenete conto di una cosa, che per un obeso che magari pesa 130 adesso, perché un ragazzo è arrivato a pesare 151, ma non è che arriva ad essere un uomo peso, 70, 80 kg, dura benissimo, la salute ne guadagna tantissimo e bisogna, come diceva il dottor Facini ieri, non pensarli come poi di loro peso, ma anche loro stessi non devono pensarsi come dei loro peso, ma come degli ex obesi, perché sono poi a rischio di ricaduta. Quindi le buone pratiche, viene insegnata la dieta, viene insegnato uno stile di vita, loro devono continuare a mantenere con consapevolezza, con alto monitoraggio, poi questo. Grazie.